amanti del cinema, io sono la Vero e oggi parliamo di Animali Notturni. Quando ami qualcuno, devi fare attenzione. Potrebbe non capitarti più. Animali Notturni è l'ultimo ambizioso film di Tom Ford, già regista di A Single Man. Un film molto interessante che mi è piaciuto molto. E vede nel cast Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Michael Shannon e Anthony Taylor Johnson. Questo film ha ben tre filoni narrativi. Il primo vede Amy Adams, che lavora in una galleria d'arte, ricevere il manoscritto di un futuro libro del suo ex marito. E mentre lei sta lì a leggerlo, pom, parte il secondo filone, che è praticamente il libro che lei sta leggendo. Cioè Jake Gyllenhaal, che interpreta un padre di famiglia che subisce una grandissima tragedia e cerca aiuto nello sceriffo di zona interpretato da Michael Shannon per avere giustizia. Leggere questo libro fa scatenare tanti flashback nella mente di Amy Adams e lì si parte col terzo filone narrativo, cioè come lei e Jake Gyllenhaal, che in questo caso interpreta il suo ex marito, si sono conosciuti, si sono sposati, non sposati, sui problemi eccetera eccetera. E questo film ha un modo unico di raccontare quella che principalmente è una storia sola e di conseguenza viene fuori un film diverso e non convenzionale, ma questo l'avreste già capito dai titoli di coda. Che e poi la recitazione in questo film è veramente ottima e brillano soprattutto Michael Shannon, che è veramente tostissimo, un grande, e Aaron Taylor Johnson, che era viscidissimo e sinistro, oh, metteva i brividi, e bisogna dire che ha fatto tanta strada da Kick-Ass. La bellezza di questo film in generale sta nel fatto che mentre lo guardi ammiri molto la regia, in generale il feeling, i colori, però una volta finito il film, solamente lì comincio a mettere insieme tutti i pezzi e capisci quanto queste tre trame siano intrecciate tra di loro, quanto sia veramente profondo questo film, cosa che non noti durante la prima visione. Devo dire brava Amy Adams, che quest'anno ha scelto tanti bei film che fanno pensare. Questo film però ha un po' di problemi, ce li ha, può risultare molto molto lento e da volte certi messaggi vengono trasmessi in modo troppo palese e è chiaro, cioè come se lo scrivessero sullo schermo, e a volte può risultare pretenzioso a causa di certe scelte stilistiche, ed ovviamente questo film non dà tutte le risposte non appena finisce, che però è una cosa che bene o male mi aspettavo da un film così metaforico, e devo dire che rispetto moltissimo questo prodotto proprio per il fatto che ha il coraggio di essere un film strano e non convenzionale, che sicuramente meriterebbe una seconda visione per essere apprezzato e capito fino in fondo. Quindi ad Animali Notturni do 4 popcorn su 5. E voi invece che cosa ne pensate di Animali Notturni? Lasciate pure un commento qua sotto. Se vi è piaciuto questo video lasciate un mi piace, condividetelo e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale. Per oggi è tutto, un bacione e alla prossima!